E ci siamo, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Cassette Beasts, il finale della storia. Sì, perché poi c'è post-game e quindi non è un vero finale finale. È solo un finale e poi il finale finale con il post-game e tutto il resto. Questa sarà la lead, Decibella e Caprogna, come doveva essere fin dall'inizio. Siamo pronti, eccoci qua. Entriamo. Una volta che proseguirai potresti non essere in grado di tornare per un po'. Sei davvero pronto? Certo. Siamo arrivati così lontano, Link. Non avevi intenzione di lasciarmi indietro, vero, bello? Un ultimo salto nell'ignoto, giusto? Da paura. Devo esserci anch'io. Se questo deve essere il nostro ultimo atto, allora usciamo di scena insieme. Grazie di essere qui. Oh! Quella deve essere la porta! Ci siamo, vero? Epocale! Quindi stiamo ipotizzando che questo triangolo gigante sia la porta, giusto? Che meraviglia! Wow, ce l'abbiamo davvero fatta! Aleph! Quella vecchia strega ha nascosto proprio bene questo posto. Sapevi che questa intera ferrovia è un altro di noi arcangeli? La Merlinia la chiamiamo? Tutta la vostra isola è sulla sua schiena. È un vero labirinto qua giù. Non avrei mai trovato la camera senza di voi, davvero. Quella vecchia strega sarebbe Morgante, immagino. Morgante ha nascosto questo posto? Non so come conosci quel nome, sei più intelligente di quanto sembri. La vecchia strega mi ha tenuto intrappolato in queste gallerie per lungo tempo, ma alla fine ho vinto io. Io vinco sempre. Cosa vuoi? Che tono accusatorio. Cerchiamo di mantenere un'atmosfera positiva qui, gente. Perché tutto quello che voglio è andarmene proprio attraverso quella porta. A proposito di gente. Vi presento la mia nuova squadra. Oh no. Oh oh. Oh. Vedo. Vedete, una volta ero un pezzo grosso. Io e la mia vecchia squadra avevamo una specie di accordo con voi altri, un rapporto tutto speciale, anche se voi non lo sapevate. Ho il massimo rispetto per voi umani, senza di voi non esisteremmo. Yes. Voi umani vivete nei vostri piccoli mondi e inventate tutte queste idee carine. Amore, morte, cose così. I vostri pensieri più potenti ci hanno dato vita e in cambio noi viaggiamo nei vostri mondi per realizzare tutte le vostre fantasie che avete ideato per noi. Avventure, guerre, eventi di estinzione sono le cose che vi piacciono di più e piacciono anche a me. Purtroppo la mia vecchia gang ha perso un po' la bussola e ha dovuto separarsi, perciò sono rimasto lontano dalle scene per un po' di tempo. Ma ora siamo di nuovo in azione! Quindi tu e gli arcangeli volete invadere i mondi e far rivivere i miti violenti che hanno ispirato la vostra creazione? Davvero preoccupante. Un ciclo infinito di violenza. Sì, non suona granché. Non possiamo permettere che tali desideri oscuri si realizzino. Ehi, non preoccupatevi, gente. Siamo tutti dalla stessa parte. Volete andarvene da questo mondo di terzo ordine e anche noi? Anzi, sentite un po', vi propongo un patto. Un patto? Ognuno se ne va per la propria strada e noi non visiteremo mai nessuno dei vostri mondi. Non ci vedrete mai più, che ne dite? Cosa? Conquisteremo il mondo di qualcun altro e lasceremo in pace i vostri. Ogni persona ha un valore, da qualsiasi mondo provenga. Tutto ciò che possiamo fare è fare del nostro meglio per aiutarli. Ma non faremo niente alle vostre realtà. Rischiereste davvero la vostra stessa vita per aiutare persone che nemmeno conoscete? Questo è un videogioco. E quindi tu dici, sì, certo, che problema c'è? Ma nella realtà saremmo davvero disposti a farlo? E non parlo di un telefilm o di una serie TV. La vita vera, se questa fosse la vita vera, saremmo davvero disposti a rischiare la vita per salvare gente che non conosciamo, mondi che non conosciamo? Io sinceramente accetterei la loro offerta e me ne starei nel mio mondo, tranquillo, senza paura che il mio venga mai distrutto, così come quello dei nostri amici. Anche se poi Aleph mi sembra più un doppio giochista che una persona sincera. Ma certo che rischieremo la nostra vita. E va bene, avete davvero poca voglia di collaborare.
Perciò vi ucciderò tutti e me ne andrò di qui, d'accordo? Sovrano scarlatto della conquista, Arcangelo Aleph. Voi ci avete creati e ora volete ucciderci. Ma fate pace col cervello! Non è neanche un livello troppo alto, Aleph, a quanto pare. Facciamo un po' carbonella per scottarlo. Un muro d'aria per proteggerci, tanto a ecolocassione. E siamo anche più veloci di lui. Con tutti i nostri mostri. Ah, però non riceve molto danno. Morte dei mille tagli, wow! Wow, quante ne fa? Che approccio poco produttivo. Ok, e Ariete quanto facciamo con Ariete? Buono! No, no, mi sembrava di più a impatto, primo impatto visivo. Invece no. Conviene fondermi? Mi conviene fondere, sì. Ah, c'ha bordi taglienti, ecco. Ora non posso neanche attaccarlo troppo perché ha bordi taglienti. Vai. Tocca fondermi, sì. Let's go. Caprobella. Caprobella non è che sia un mostro particolarmente bello, come il nome non suggerisce. Ma ci sta. Non posso fare il muro ora. No, per niente. Devo ricaricarmi i punti. Ok, quindi lui cambia tipo, si aumenta l'attacco e attacca pure nello stesso turno. Tre cose di fila fa. Deus Ex Calibur! Wow, che dolore! Ha fatto malissimo! Cioè, a vita piena ero! E... non lo so, Sognidor e Aurichela? Eh sì, dai. Ma mi fondo. Tocca fondermi, perché sennò non ce la faccio proprio. È vero che dovevo fare il muro d'aria prima, però... Cavolo. Potere fusione, dai. Ok, niente di che. Pensavo meglio. Speravo meglio. Schivata nulla, dai, facciamolo. Intanto mi ricarico i punti salute. Ora che ha schivata nulla posso fare pugnalata nel buio. E non fa neanche troppo male lui. Va bene. Ok, magari turno dopo mi faccio il muro. Buono! Buonissimo, non buono solo. Lo attacco, perché tanto vinco. Cioè, è finita. Però ci sarà la fase 2, ovviamente. Ma sicuramente ci ricaricheranno. Eccola qua, vinta. Facile. Insomma, sembra piuttosto facile. C'è una nuova upgrade, materiale fuso, rituale. Ah sì, ok. Armatura robusta, buono. E insonnia. E va bene, ne ho avuto abbastanza. Tornate tutti sul treno, ce ne andiamo. Tutti a bordo! Prossima fermata, dove diavolo ci pare? Hey! Link, fai presto! Ho già visto queste luci prima d'ora. Quando sono arrivata a Nuova Virral? Sapete, credevo di capire tutto quello che c'è da sapere sul cosmo. Ma questo vostro trucco della fusione è qualcosa che non ho mai visto prima. Forse sarebbe un buon esercizio di team building. Ritiro la mia offerta. Visiterò la tua realtà per prima. Sento il suo odore su di te. Una linea temporale immacolata, già diretta verso la distruzione. Che meraviglioso giocattolo sarà. Sei pronto per questo, bello? Ci siamo, Link! Andiamo! Quando sei pronto, sono pronto anch'io, Link! Molto bene!
Ce la fai ad affrontare un ultimo combattimento, Link? Ci siamo. Questa canzone si chiama Arrow of Time, Freccia del Tempo, ed è stupenda. Spero che sia cantata già fin dall'inizio, che sarebbe davvero un peccato non averla. Prego, ascoltate tutto. Desiderate muovere guerra contro di me. Davvero tipico. Link! Non siete bestie, siete solamente umani. Typical. È così tipico di voi umani. Utilizzate qualcosa senza sapere come funziona. Così desiderosi eppure ingenui. Che cosa vuoi? In questo momento abbiamo un obiettivo in comune. Aleph è l'incarnazione della conquista. E io sono l'incarnazione della ribellione. Perciò ho bisogno che comprendiate. Comprendiamo cosa? Voi umani ci create con i vostri sogni e ideali. L'energia potenziale dell'umanità non ha limiti. Queste cassette sono solo talismani. La capacità di manifestare la vostra volontà, di alterare la realtà, di cambiare il vostro mondo e voi stessi, è dentro di voi. Wake up already. Perciò svegliatevi! What? Link, come stai? Why? Perché? Perché persisti? Perché è quello che fanno le persone. Right. Un solo obiettivo condivido è tutto ciò che ci serve. I nostri cuori si uniscono. Yeah. Spacchiamogli quel testone a calci. Yeah. Ascendiamo insieme. O la va o la spacca. Come. Vieni, saremo noi a concludere questo racconto. Ah, la vecchia strega, sempre una spina nel mio fianco! Gestalt morcante, mamma mia ragazzi! Convinzione di Link e finale di Morgana, energia di Barclay, coraggio di Eugene, creatività di Felix, melodia di Kaylee,
arguzia di Meredith e determinazione di Viola. Ragazzi, che belli sti attacchi. Bellissimi. Vorrei usarli tutti, vorrei usarli veramente. Amico mio, ti va male, ti va, mi sa. Energia di Barkley. Mamma mia, Gestalt Morgana, che figata che è. La fusione dei nostri cuori. Più che altro, sarebbe nata lo stesso Gestalt Morgana con questa, con questo look, il modo in cui appare. Cioè, questa qui è Morgante proprio al massimo dello splendore, al massimo del potere. E Aleph l'ha riconosciuta. Ma l'ha riconosciuta perché le assomiglia o perché era così una volta? Posso resistere ancora un po', faccio tutti quanti gli attacchi. Che sono uguali alla fine, eh. Sì. Lui attacca Aleph, ma non ci fa niente. Arguzia di Meredith. Hanno tutti quanti lo stesso tipo di effetto visivo, quindi... Faccio anche l'ultimo giusto per... perché sì, dai. Devo dire però che Melodia di Kaylee è quella più bella come abilità. Motiva l'utilizzatore a continuare anche dopo la sconfitta. Vai, determinazione di Viola. E ci siamo. Aleph. È ora di scomparire per sempre. Vai nell'oblio. Capisco. La nostra canzone finisce qui. La tua volontà si è dimostrata più forte dei tuoi vincoli mortali. Che ti sia di lezione. Farewell. Addio. Dovremmo tornare indietro. Non credo che questo treno sia molto stabile. Sorry. Mi dispiace che tuo mangiacassette sia andato distrutto, Link. Per fortuna me ne porto sempre dietro uno di scorta. Questo edificio c'era anche prima? Hey, Sugar. Non abbiate paura di me, mi chiamo Madame Ambra. Io e Link siamo amici, non è vero, dolcezza? Beh, sono qui solo per assicurarmi che voi brava gente non vi facciate del male. Anche se pare che abbiate già rifilato una bella bastonata al nostro comune amico. Questa sì che è una novità. Ne parli come se fosse ancora vivo? Quelli come Aleph e come me non sono carne e ossa, dolcezza. Perché uno di noi se ne vada per sempre, in qualche modo bisogna far morire un'idea. Lui vi riconquista. Se voi umani continuate a trovare un modo di ammazzarvi a vicenda, sono sicura che prima o poi si rimetterà insieme. Anche se potrebbe restare fuori dai giochi per un po'. Sei un altro arcangelo. Respira, rossa, sono un'amica. E poi forse avrete bisogno di una guida con quel portale verso casa, non credi? Può davvero riportarci ai nostri mondi. Magnifico, devo informare i Ranger prima di partire. Link, non devi per forza andartene subito. Ma quando sei pronto, vieni a parlare con me. Sei pronto per lasciare Nova Virra alla dolcezza? La vita reale attende. Well. Con un portale tra i mondi stabile come questo, le regole sono parecchio semplici. Dall'altra parte si trova lo spazio tra tutte le cose. Se non lo usate nel modo giusto, finirete per non andare da nessuna parte. Non è questione di scienza, ma di intenzione. Dovete raffigurarvi nella mente il mondo in cui volete andare e fare un passo avanti senza avere legami che vi trattengono qui. Perciò vi consiglio di iniziare a dire un po' di addii, perché il viaggio è di sola andata. Cosa? Così vanno le cose, Rossa. Nuova Virra è un'anomalia, niente di più. Voi altri siete qui solo per caso. Tornare qui non è proprio possibile. Ah.
mi addolora che il nostro racconto si concluda qui, ma desidero di tutto cuore rivedere mio fratello. Separarsi è un sì dolce dolore. Addio, amici. Abbiamo affrontato esseri divini e abbiamo vinto. Accidenti, sono così entusiasta di tornare a casa e mettermi un po' all'opera. Ci sono sempre comunità di persone che avranno bisogno di una mano, non importa quando o dove sei. Ho così tante cose da fare. È stato uno spasso, ragazzi. Accidenti. È stato un viaggio coi fiocchi, vero? Penso di aver avuto abbastanza ispirazione creativa per 10 vite. Per non parlare del fatto che ho incontrato di persona uno dei miei vecchi personaggi. Tutto questo mi mancherà, gente. Non sono pronta perché tutto questo finisca. Io torno a casa più forte di prima. Vivi la tua vita al massimo. Non dimenticatemi, ok? Alla fine ci siamo, eh. Spero che non sia come svegliarsi da un sogno. Voglio ricordarmi di te, Link. Voglio ricordarmi di tutti. Voglio ricordarmi di Harbour Town. Anche le parti meno belle, perché sono tutte parte di me. Manifestare la nostra volontà per cambiare il mondo. Non abbiamo davvero bisogno delle cassette per farlo, vero? Il futuro è sempre stato a portata di mano. Oh, credo che qualcuno voglia tornare indietro con te. Non è dolce? Credo proprio che sia il tuo turno, dolcezza. Sei pronto? Sono pronto.